In questi giorni si è parlato di un interessamento della Salernitana per il giovane difensore Leo Yelde, sotto contratto con il Leeds United. Allo stesso tempo è uscito fuori un pochino questo problema con le liste per la Salernitana, perché stanno cercando di sfoltire la rosa il più possibile, anche perché vi sono molti esuberi come comunque Valencia, come Simi, come Bron anche. E Bron lo andremo a contestualizzare in questo video un po' particolare che voglio puntualizzare per presentarvi Leo Yelde. Chi è appunto Leo Yelde? Ed è un difensore centrale norvegese, ma anche con passaporto britannico, classe 2003, ex giovanili del Rosenborg, una delle più importanti società in Norvegia, ma che giovanissimo si è trasferito comunque al Celtic di Glasgow, poi è stato impresso a Ross County e poi appunto è passato al Leeds. Nella stagione 22-23, a parte della stagione 22-23, quindi nel periodo che va da gennaio 23 al 31 maggio 2023, ha giocato in prestito al Rotherham in Championship, ed è un difensore veramente dal grande fisico, 190 cm, ma con una muscolatura longilinea, quindi non è pesante muscolarmente, veloce sia sul breve che sul lungo, tant'è che lui gioca prettamente come terzino sinistro. Ha giocato come terzino sinistro appunto in un 4-3 con il Rotherham, però a volte ha giocato anche da centrale. E qui mi voglio focalizzare perché voglio analizzare delle caratteristiche appunto del calciatore e vedere perché uno come Yelde potrebbe essere più funzionale per la serenità di Sousa, o perché Sousa potrebbe preferire uno come Yelde piuttosto che un giocatore come Bron, che appunto è fuori dai piani. O meglio, la dirigenza vorrebbe tenerlo, ma lo staff tecnico non lo gradisce particolarmente. Comunque appunto 190 cm, mancino, di doppia nazionalità, e comunque nonostante sia del 2003 ha già un buon numero di presenze nell'under 21 norvegese, ma come si sa in Scandinavia i giocatori giovani comunque giocano e non è per loro un problema mettere un 19enne nell'under 21, non si fanno particolari problemi. Ed è un giocatore che è stato definito da John Hughes, l'allenatore che lo ebbe 16-17 anni a Ross County, lo definì come il nuovo Van Dijk, appunto perché ha delle grandi abilità da difensore centrale. E ora andiamo ad analizzare un pochino la scorsa stagione, perché lui comunque nel Rotherham ha giocato soltanto 13 partite, ma quello che sto valutando io sono le potenzialità, perché velocità, anticipo, una buona dote di impostazione, anche se comunque lì deve assolutamente crescere, ma un piglio maturo. Quando gioca lo si vede spesso gesticolare in difesa, ha delle doti anche da leader nonostante la giovane età, soprattutto questo si è visto in questo ultimo precampionato con il Leeds. È uno che comanda la difesa, che sa gestire anche i compagni, quindi contanto che sembra che è un 2003, tutto può essere un quid in più, e con un allenatore come Sousa potrebbe sicuramente crescere, al di là del discorso economico, perché magari Leeds potrebbe darlo in prestito, bisogna vedere se magari concederebbe un riscatto, perché Leeds magari può dire no, io sul giocatore ci punto, te lo lascio per farlo crescere, lo fai giocare e poi me lo riprendo. Però insomma, anche perché trattare con l'inglese non è assolutamente facile, e ne abbiamo visto la prova per il discorso di Bright e di Vlasic in azione con il Torino. Ma andiamo a vedere un pochino di numeri e poi pian piano vedremo anche delle caratteristiche che usciranno fuori appunto il calciatore. Allora, in primis l'anno scorso ha giocato 13 partite con 0 gol e 0 assist, ma vi ho detto comunque sono dei numeri abbastanza parziali, appunto perché non ha avuto tempo di esprimersi al pieno in diciamo una serie B inglese, e quantomeno per quanto riguarda la precisione dei passaggi in media tra brevi, medi e corti
56%, non è altissima, anzi non è per niente alta, però c'è il discorso che ci sono sempre quei famosi lanci lunghi che abbassano costantemente la percentuale, anche perché di percentuale sui corti di precisione l'80.7, sui medi il 56.9, sui lunghi 26.3. Ma se noi vediamo il numero dei passaggi effettuati in totale, 116 corti, 119 medi e 80 lunghi, vediamo che c'è una varietà di tipologie di passaggio. Quindi qui non sarebbe da lavorare su una tipologia o due tipologie su tre per dire no, guarda, non sei bravo, tenta quelli che ti va bene. Lui nel DNA ha più passaggi, ha più cartucce nella sua arma, però ovviamente deve crescere in precisione, in lucidità, in più che altro in tecnica, perché lui c'ha veramente una bellissima corsa, ha un buon cross, però deve migliorare comunque un po' la tecnica. Di contro, aspetta, e contiamo sempre che lui, che tutte le statistiche sono da contestualizzare in un'ottica di terzino, quindi un terzino che comunque è più abituato magari a fare certi tipi di passaggi, quindi quelli in profondità magari sulla fascia o il cross o il passaggio in area di rigore basso, gioco forza, un difensore centrale che ovviamente andrebbe contestualizzato in questo ruolo nella Salernitana, ma lo vedremo dopo, ovviamente lì ci sono, devono essere fatte le giocate un po' diverse, quindi è normale che magari lì potesse avere dei passaggi corti con percentuali più alte, magari con un numero di passaggi effettuati maggiore. Di contro, nonostante abbia giocato comunque da terzino e avendo questa varietà di passaggi, di interventi ne ha vinti 12 su 17 e di questi 9 effettuati a centrocampo, quindi dei 17, 9 gli effettuati a centrocampo. Ha giocato terzino alto, comunque un terzino che faceva questo gioco di spinta ma che non tralasciava la fase difensiva. Inoltre 46% di successo negli uno contro uno, che non è malaccio, però ripeto, il terzino subisce attacchi diversi rispetto al centrale, più magari in velocità piuttosto che d'impatto, magari il centrale si alza di più, il terzino rimane un po' più compassato e può rimanere un pochino più in difficoltà su certi tipi di passaggi e in certi uno contro uno, ma comunque ha un grandissimo numero di recuperi palla, 73, che comunque non è per niente poco, tenendo sempre conto delle 13 presenze. Blocchi 7 su 10 effettuati su passaggi, ed è normale, ma le interdizioni anche in questo caso 18 interdizioni in 13 partite, quindi da terzino le volte che lui è andato ad impatto è comunque una statistica ottima, perché denota una duttilità di base di questo giocatore. Se andiamo anche a vedere i tocchi palla, 165 nel terzo difensivo, 109 a centrocampo, 101 nel terzo offensivo. Numeri molto ben bilanciati, ma attenzione ai 165 del terzo difensivo, perché poi vi andrò a fare un piccolo paragone con Bron e vedremo appunto cosa ne esce fuori. Numeri di conduzione palla, 156, normale, è un terzino. 16 cross, quindi più di un cross a partita lui te lo esegue, ma di contro non è neanche tanto. Quindi come possiamo vincere? Ha dei numeri da terzino che non sono ottimali per l'essere terzino, ma potrebbero essere un quid in più da difensore centrale. In più il 50% di, proprio preciso, di successo di duelli in area, quindi veramente ottima. Ottima percentuale, insomma, anche perché ripeto, 1,90 può ancora crescere, può imparare a utilizzare ulteriormente meglio il fisico. Quello che gli serve è giocare. Ma ora vediamo in relazione a Bron, perché come vi ho già detto prima, il giocatore lo vorrebbe tenere alla dirigenza, ma non allo staff tecnico.
E ora andiamo ad analizzare il paragone tra Yield e Bron. Yield con le sue 13 presenze in Championship e Bron con le sue 24 presenze in Serie A nella stagione 22-23. Teniamo conto di questa proporzione, che bene o male Bron ha giocato il doppio di Yield. Vi andrò ad analizzare determinati numeri che possono dare delle indicazioni, però bene o male tutte le caratteristiche sono un po' ad appannaggio di Bron, quindi a favore di Bron. Ad esempio la precisione dei passaggi, per esempio, che pare stavo sull'87 sui passaggi corti, sulla settantina sui passaggi medi, quindi percentuali anche superiori quelle di Bron rispetto a Yield. Però c'è il discorso che Bron, secondo me, poteva rendere di più, ma il problema che ha Bron è che non è il difensore adatto a Salernitana. Cioè, nel senso, Bron è più quello che imposta, più quello che va avanti, con un piede discretino, anche se secondo me il piede Yield è potenzialmente migliore, più un piede terzino, quello di Bron è un piede buono, ma nell'ottica di un difensore centrale. Di contro però, nell'uno contro uno, ha delle lacune Bron, è tanto ignorante quanto irruento, ma non agisce di intelligenza in modo concreto. Quindi per questo, secondo me, non è ben visto dallo staff tecnico della Salernitana. Però quello che dobbiamo andare a vedere sono le doti un pochino da centrale che sono da paragonare tra i giocatori. Allora, in primis i recuperi palla, 73 quelli di Yield in 13 presenze, 109 quelli di Bron in 24 presenze. In proporzione sono stati molti di più quelli di Yield piuttosto che quelli di Bron. E un difensore centrale, comunque dalla buona velocità, veramente buona per la fisicità appunto del giocatore, come quello di Yield, che a palla scoperta ti può dare capacità facili di rientro e appunto di recupero del pallone, potrebbe essere un serio quid in più. Seconda cosa, le interdizioni, 18 quelle di Yield in 13 partite, 20 quelle di Bron in 24. Potenzialmente quasi il doppio quelli di Bron di Yield che effettuerebbe rispetto a quelli di Bron. E questo perché? Perché Yield sa usare meglio il fisico, è uno che si sa porre di più in modo non falloso. Bron è molto irruento e molte volte ho la sensazione questo qui, se interviene fa fallo, e se interviene e fa fallo in area di rigore, qua è rigore al 90%. Mentre Yield sa usare meglio il fisico, porsi in modo diverso, sa far scudo, nell'uno contro uno non ti interviene in modo irruento, cercando l'anticipo e poi magari lo fallisce, bensì si sovrappone, si mette davanti all'avversario. Quindi un atteggiamento da centrale che è molto più sicuro rispetto a quello di Bron, dà molto più affidabilità. In più, io prima ho parlato dei tocchi nel terzo difensivo e a centrocampo, 165 nel terzo difensivo e 109 a centrocampo per Yield in 13 partite. Quelli effettuati da Bron, che comunque in 24 partite, che sono ben bilanciati tra terzo difensivo e centrocampo, di contro in proporzione sono molti di più i tocchi di palla in zona difensiva di Bron, scusate, di Yield. Quindi Bron ha quella caratteristica che se prende palla e vede lo spazio si incunea, cioè tenta di sfruttarlo, ma l'apporto che dà in fase difensiva Yield è molto superiore, molto più incidente quantomeno. E facendo la somma di tutto, secondo me sarebbe un grandissimo a fare, quantomeno averlo per un anno. Il top dei top sarebbe averlo per un anno e strappi al Leeds magari un prezzo di riscatto. Lì sarebbe veramente una cosa top. In più, perché
tendo a credere a questo interessamento che potrà mutarsi in trattativa, perché la gente del calciatore Jim Solbakken. Jim Solbakken è praticamente il minoraiola in salsa norvegese, e la Salernitana ne ha già due, Botheim e Boinen. Quindi non faticherei a credere che magari il giocatore sia stato anche proposto da, da Jim Solbakken, magari perché comunque vuole fargli fare un'esperienza diversa da qua del Leeds, lo vuole far giocare in Serie A, lo vuole far crescere difensivamente, anche perché l'Italia storicamente a livello difensivo è ottima, e non faticherei appunto a credere a questa operazione. Quindi, come lo vedrei, Yael della Salernitana sarebbe ottimo come braccetto di sinistra, un braccetto di sinistra che potenzialmente avrebbe le caratteristiche stile Bastoni, un braccetto di sinistra comunque bravo con i piedi, ma che è bravo a inserirsi, che è bravo a creare superiorità numerica a centrocampo, che darebbe modo a Braderic di staccarsi ulteriormente, dedicarsi più alla fase offensiva che quella difensiva. Bron era più un rischio, per non parlare degli altri, per non parlare della lentezza di Fazio, per non parlare della non intelligenza tattica di Gyomber. Insomma, uno come Yelde sarebbe sicuramente un must to have, ovviamente, ma vicino bisogna metterli difensori che sappiano dire la loro. Certo, una velocità di Elde potrebbe compensare un po' la lentezza di Fazio, ma la Salernitana secondo me deve ovviare per giocatori in difesa pronti per la categoria. Come giudicare appunto Elde, operazione top. Fatemi sapere ovviamente qui sotto cosa ne pensate. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!